quasi un anno. Grazie.
Dai tanti saluti. Thank you.
Claro. Anche se mi piace. Ha siamo bene. Proprio te, perché dobbiamo, io ho un altro impegno. Se voi riuscite a farla da notte, possiamo mettere il generale? Certo. Cioè, qui ci dovrebbero fare loro, non tutta noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle al servizio del progresso umano. Sii benedetto, Signore, che nella tua provvidenza ci chiami a finalizzare le conquiste tecniche allo sviluppo integrale dell'umanità. Sii benedetto, Signore, che ci aiuti a trasformare il nostro lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di fraternità e di giustizia sociale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, creatore e padre, che hai affidato la terra alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della nostra società. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su questi locali e rimanga sempre. Amen. Preziosissima, e che mi dispiace solo quando la stampa non dialoga con le istituzioni, ma di Mario la voglia, ragazzi, no? Ci vogliono le sinergie. Qua ci sono uomini della sinergia che hanno fatto scuole. Grazie. Non c'è la finanza, non c'è la politica, è vicino.
Ero molto vicino. Presidente Suanzo, insieme al Presidente Mirko, siamo con la testa, siamo con la vita sola. Autore e capi, sì, di organizzazioni datoriali e cooperativistiche, per cui sono i rappresentanti del nervo, dell'ossatura e anche del nostro signore nervo scoperto della nostra. Hai centrato bene. Spero non siamo coriaci, lavoriamo insieme, tengo tutti i giorni. A parte del Presidente, ancora possibile. Vai concludere il governo. Noi oggi abbiamo un momento di grande felicità perché teniamo a battesimo questa neonata filiale della Mano Eccellente Lucaria Sud, che consentitemi di dirvi è la più bella delle nostre filiali, veramente la più bella, e abbiamo l'orgoglio di avere impreziosito questa bella donna con un anello prezioso, che è l'anello della cultura, perché l'abbiamo arricchita di tele splendide del nostro grande Paolo De Matteis, cilentano doc, e che è stato uno dei più grandi pittori del 600 europeo. Abbiamo scelto un quadro molto significativo, che è quello di Cipele. Cipele, nel mito greco, era la dea della fecondità, la dea del benessere, e che recava non a caso accanto a sé la cornucopia. La cornucopia era ricca di tutti quanti i prodotti della terra, ed era il corno della capra maltea, che era la nimfa che era allattata addirittura a Zeus, e quindi aveva questa proprietà magica di provocare, di innescare fecondità e benessere. E noi a questo quadro simbolicamente leghiamo l'avvenire di questa filiale, che siamo sicuri diventerà la filiale di punta di tutta quanta l'assetto organizzativo della nostra banca. Ed è un momento importantissimo nella crescita territoriale del nostro istituto, perché questa filiale crea anche l'anello di congiunzione strategico tra i due segmenti della nostra banca, il segmento occidentale ed il segmento locale. Presidente, noi abbiamo con un pizzico di diciamo superbia, vogliamo dire che abbiamo avuto il merito di aver emblematicamente creato, attraverso questo anello strategico di congiunzione, la grande Lucania, almeno nel settore bancario. Che non è poca cosa. Voglio poi sottolineare una circostanza che già è emersa in una prima fugace conversazione con il sindaco di Ani. La nostra è una banca di credito cooperativo, non è una banca di credito ordinaria. Essendo una banca di credito cooperativo, ha l'obbligo per legge bancaria di reinvestire i risparmi raccolti nella zona di formazione di questi risparmi. Quindi è una banca che istituzionalmente, giuridicamente, crea ricchezza, perché non impoverisce il territorio espropriandolo delle sue risorse finanziarie, ma è tenuta a reinvestire le risorse che raccoglie nel territorio, quindi innescando il circolo virtuoso della crescita. Questa è la nostra vocazione localistica, ed è importante in un territorio come l'Auria, che ha grandi potenzialità di sviluppo. E vorrei, non per introdurre una puntata polemica, ma vorrei riportarmi a quello che i giornali dicono in questi giorni. Vedete, se la Banca del Mezzogiorno finanzia le imprese del nord,
lo Stato ha creato con la legge Tremonti la banca del Mezzogiorno che sta investendo anziché nel Mezzogiorno nel nord d'Italia. Noi andiamo decisamente contro questo. Noi abbiamo il proposito, conformemente alla legge bancaria e alla nostra carta dei valori del credito cooperativo, di far crescere l'economia locale. Siamo qui per questo, sindaco, siamo una banca diversa dalle altre che viene nel territorio di Lauria con una missione sociale prima che economica, la crescita del territorio, lo sviluppo della comunità locale. E questo lo faremo con l'impegno che abbiamo da sempre mostrato. E ci leghiamo a questa comunità in un destino comune. La comunità di Lauria vuole crescere, la banca del Cilento e Lucania Sud intende farla crescere perché si va di comune accordo e con comuni strategie verso queste prospettive di sviluppo economico e sociale. Saremo vicini al vostro comune, alla municipalità, saremo vicini alla comunità locale, saremo nella comunità locale, agiamo nel territorio, sul territorio e per il territorio. Questa è la nostra strategia molto chiara e molto convinta. Grazie. Sì, brevemente voglio proprio legarmi a quanto diceva il Presidente e ringraziare innanzitutto lui e tutti coloro che si sono prodigati per realizzare questa realtà nel nostro Paese. E proprio qualche giorno fa, quando avete affisso il manifesto per l'inaugurazione, qualche cittadino mi disse ma questo momento di crisi, di particolare difficoltà, era proprio opportuno aprire un'altra banca. Risposi proprio riferendo quegli elementi che poc'anzi lei ha enunciato. Le banche di credito cooperativo sono una realtà che ha dato molto ai territori nazionali e ha fatto crescere in momenti difficili l'imprenditoria locale, proprio perché a supporto dello sviluppo locale e a supporto degli operatori locali. La finalità delle banche di credito cooperative svolgono un ruolo particolare e dalla storia degli istituti si può capire anche qual è l'impegno e le finalità che ognuno nel proprio esercizio si prefigge. E credo che la storia delle banche di credito cooperativo dicano molto, e dice molto anche la storia di questa realtà, perché unisce due realtà locali, territoriali, del sud della nostra Basilicata, unendo le due realtà che vanno dal Tirreno allo Ionio e attraversano questa fascia della Basilicata sud-occidentale in un momento sì di difficoltà, ma credo che in questo momento, proprio nelle difficoltà che ci sono, con le espressioni che questo territorio ha a disposizione negli impegni e nelle capacità produttive, credo possa invece offrire il meglio proprio in questo momento difficile, di particolare difficoltà. E credo che il credito in questo momento di crescita e di potenziale sviluppo possa svolgere un ruolo importante. Un sano credito, come credo sia questa realtà, e non esiste sviluppo se non ci sia un buon sostegno sul credito rispetto ai percorsi che si possono mettere in moto. E credo che questa realtà, partendo proprio da Lauria, oggi possa esprimere una grande capacità di sviluppo e una grande opportunità per i nostri territori. Quindi sono particolarmente felice di avervi sul nostro territorio e soprattutto al nostro fianco in questa sfida che ognuno di noi a vario titolo sta cercando di
di affrontare con sani principi e grandi proposte. Quindi grazie e buon lavoro. Presidente, io mi rivolgo ovviamente alla sua persona perché attraverso la sua persona giunga il messaggio ovviamente di saluto, di bene arrivati e bene augurati alla grande famiglia che è da lei guidata magistralmente insieme ai tanti collaboratori, il suo direttore generale, persone con le quali, lo dico agli amici di Lauria convenuti, io ho avuto il piacere di costruire rapporti di stima, di amicizia, anche di familiarità, nel rispetto ovviamente dei ruoli, ma anche con un unico proposito, quello che ci ha accomunato nel vedere anche questo territorio oggetto di un investimento che mi è assimilabile ad una misura anticiclica in un tempo difficile come questo. E ovviamente attraverso la sua persona voglio salutare tutti i convenuti, abbiamo due grandi autorità nel mondo della piccola imprenditoria, dell'artigianato, del mondo della cooperazione come Miele e Suanno, che sono, diciamo, hanno un'attenzione anche molto particolare a iniziative come queste, e con me insieme ad un tavolo di concertazione più ampio in regione spesso animano battaglie a favore del credito, di misure che accompagnano le micro aziende in un momento difficile come questo per l'accesso al credito, verso una prospettiva che colga non un sostegno purché sia, ma recuperi le misure più significative che l'Europa ci consegna sul versante dell'innovazione e della ricerca. E penso, Sindaco, che sempre attraverso la persona del Presidente possa aggiungere il mio benvenuto a Giampiero Marucci, che è vero essere direttore generale del San Carlo, che è la più grande azienda sanitaria della Basilicata, ma non smentisce le sue origini professionali, le sue radici professionali, e ho l'impressione che mi stia con la sua presenza lanciando un messaggio, quasi a non voler essere più, diciamo, rinominato nella sua carica l'anno prossimo, quando scadrà, nonostante il suo buon lavoro, ma immagina forse per uno strabismo di Venere di guardare ad altro, diciamo. Noi saremmo anche felici, diciamo, di esaminare questa pratica, diciamo, della serie parliamo. Aggiungo, per evitare che il braccio teso si stanchi e non ce la faccia, due sole considerazioni. Una, il credito, ovviamente per il segmento che interessa, diciamo, la BCC o le BCC, questo segmento, che va ovviamente oltre ed è diverso dalla finanza ordinaria, per intenderci, e incrocia, voglio dire, la microeconomia che è l'ossatura della nostra regione e del paese italiano. Se non riprende quella e non riparte quella, difficilmente il nostro paese ce la fa. E quando apre una struttura del genere, apre non per far raccolta, la dico proprio per com'è, non essendo del, diciamo, del settore, zio Vittorio, ma esclusivamente perché immagina, ovviamente traendone il beneficio, non è il fate bene fratelli, ma sicuramente perché vuole accompagnare questa nostra microeconomia verso la possibilità di farcela. Ovviamente avendo un rapporto un po' come lo facciamo noi in trincea, one to one, un rapporto con le organizzazioni, ma anche con i singoli operatori di settore, che possono trovare in queste stanze l'ascolto, il consiglio, il suggerimento e anche l'aiuto e il supporto per fare meglio. E io penso che su questo versante solo questo segmento può aiutarci. Lo dico in maniera brutale per averlo detto al tavolo con l'ABI presente, per altri versi e per altri segmenti, perché diventa complicato per noi
e per la nostra microeconomia rivolgerci purtroppo ad altri segmenti. Lo abbiamo verificato con misure importanti come, e voi lo sapete, misure anche quelle anticicliche relative al circolante o agli investimenti, cioè a quel fondo di rotazione e al fondo di garanzia sul circolante e sugli investimenti. Quello sul circolante ha funzionato, quello sugli investimenti, signori, non ha funzionato. 30 milioni di euro che sono stati un'economia per la nostra regione, che oggi riversiamo esattamente su un segmento che è quello un po' più prossimo alla nostra vocazione regionale, che è quello proprio dell'artigiano, del piccolo imprenditore, del medio imprenditore e della piccolissima imprenditoria. Allora si tratta di capire come creiamo le sinergie tra istituzioni, misure finanziarie che metteremo in finanziaria. Guardate, ovviamente voi sarete molto attenti a ciò che noi inseriremo, l'abbiamo concertato, ma ci sono misure molto intelligenti che a mio giudizio colgono tanto l'aspetto dell'emergenza sociale, perché il 33% dei nostri cittadini lucani non ce la fa a mangiare, e tanto l'aspetto dello sviluppo. E quando noi parliamo di efficientamento energetico per il privato e per il pubblico e investiamo anticipando fondi europei più di 40-50 milioni di euro, tanto sulla stabilità, sulla sicurezza, sull'edilizia, sull'edilizia scolastica, su quella privata e sul pubblico, anche sull'efficientamento energetico, io penso che un istituto come questo, che calibra anche micro interventi, io penso che possa avere un grande ruolo. Il secondo sono le sinergie, perdonate una battuta, ma è importante, se vuoi lo tengo io. No, no, no. Perché io ho lanciato una provocazione culturale e politica che è quella delle macro regioni. Attenzione, io non sono innamorato delle annessioni o delle fusioni, ma non sono neanche innamorato dei campanili. Io penso che se vogliamo farcela, il Sud si deve unire, non ho detto che si deve fondere, cioè deve creare le condizioni perché le sei regioni del Sud programmino insieme, progettino insieme. Questa esperienza ci dice come si può fare virtù, diciamo, anche di individualità preziose che c'erano un tempo da un lato e dall'altro, e come mettersi insieme può dare valore aggiunto. E se io vado a sottoscrivere a Bari la, diciamo, la richiesta al governo per fare l'alta velocità sul ferro sulla dorsale adriatica, è perché la regione Basilicata da quell'arteria ne trae un beneficio, e noi abbiamo bisogno di creare le sinergie come lo fanno gli istituti di credito anche di questo, diciamo, settore e segmento. Così come io credo che dobbiamo pensare, e lo vado a fare in settimana, lo voglio dire anche al Presidente, quando Pittella va e firma in settimana entrante l'intesa generale quadro sulle infrastrutture, parliamo di 1.900 milioni di euro con il Ministro Lupi, e impieghiamo due mesi per fare e per sbloccare qualcosa bloccato per 4 anni, significa che di quel 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro che abbiamo già di cassa vengono spesi per completare nella sostanza la Tito Brienza, la Potenza Melfi e anche parte della Bradani, che è la nostra bretella. Queste cose determinano un'economia per la nostra città, ossigeno per le nostre imprese, ossigeno per e consumo da parte dei cittadini che vanno al lavoro. Senza questo diventa complicato. E allora, se noi non creiamo le sinergie con le regioni limitrofe, io ho l'impressione che in un tempo di stravolgimento epocale la cultura della superficialità, perdonate un ossimoro, ma è così, deve cedere il posto a quella della profondità e della sinergia, altrimenti questa regione, sindaco, non ce la può fare. E allora, con questo messaggio severo, sobrio e, diciamo, molto diretto a tutti i segmenti della nostra società, io penso di consegnarvi il coraggio di chi vuole farcela. E noi come lo decidiamo e diciamo, lo mettiamo in campo noi, lo mette in campo la BCC che apre stamattina, come tutti i giorni lo fate voi. Perché questa sfida e questo momento o lo vinciamo con grande coraggio, sfidando anche chi
gioca e lavora tutti i giorni per metterti lo sgambetto, o noi non ce la faremo. E noi dobbiamo farcela, ecco perché salutiamo come misura anticiclica, se volete, una iniziativa straordinaria che merita un grande applauso, oltre che un grande plauso. Allora, ciao.